partiti. È proprio Arthur Rose più sollecito in partenza, dall'esterno cerca di portarsi in vantaggio, ma per vie interne è Sitapur che conduce nei confronti di Arthur Rose, terzo all'interno con il numero 2 Fly by Wire, quindi a seguire In the History. Piegata che introduce alla retta opposta a quella dell'arrivo, con Sitapur che conduce con andatura tranquilla, in seconda posizione Art and Rose, quindi ancora in terza Fly by Wire, sempre a chiudere In the History. Retta opposta, situazioni invariate, con un'andatura sempre tranquilla quella imposta da Sitapur. Ritmo tranquillo quello imposto dal battistrada, che non ha nessuna fretta, continua a condurre senza problemi. In seconda posizione si mantiene Art and Rose. In terza all'interno è Fly by Wire, che ora viene affiancato da In the History. I cavalli stanno percorrendo la piegata conclusiva che immette alla retta, con Art and Rose che va all'attacco di Sitapur e lo scavalca. Art and Rose si presenta in vantaggio in retta d'arrivo, ora viene attaccato da In the History a centropista e per vie interne da Fly by Wire. Art and Rose ancora in vantaggio, In the History ci prova, Art and Rose sembra resistere e rintussa gli attacchi di In the History. Art and Rose ce la fa resistere, attacca In the History testa a testa, e i cavalli sono davvero molto vicini. Presumibilmente In the History nel finale presumibilmente potrebbe avercela fatta, ma se ce l'ha fatta ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere un Art and Rose davvero eccezionale. Testa a testa In the History ora nel finale, come si vede, passa in vantaggio di pochissimo e il tempo di galoppo sembra comunque favorirlo. Aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, che comunque dovrebbe vedere In the History prevalere proprio di strettissima misura su Art and Rose, che ha corso alla stragrande.